Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 15 luglio. Stasera c'è l'ultima puntata, lunedì 15 luglio, l'ultima puntata di Quarta Repubblica, quindi vorrei tutti lì con i popcorn a vedersi, insomma, l'ultima puntata di Quarta Repubblica. Stasera ci sarà Di Maio, che è una persona chiave oggi per quello che stiamo vedendo dal punto di vista politico, visto il Russia Gate o Moscopoli, come ha già definito la nuova Tangentopoli Repubblica, ci sperano. E poi ci sarà anche l'altro personaggio chiave in questo momento, perché pochi istanti fa proprio Salvini, che ha incontrato tutti gli imprenditori e i sindacati a Palazzo Chigi, ce ne sono 49, già lì uno dovrebbe dire: ma perché per fare la politica economica in questo paese devi convocare 40 sigle? Un tempo non prendevamo in giro questi riti incredibili delle sale di Palazzo Chigi pieni di rappresentanti della mia minchia? Beh, vabbè, comunque sia, ne ha viste 50 oggi, sarà 5 ore a sentire quello che dicono le diverse rappresentanze sociali, però stasera noi ne sentiremo uno solo, che è Tria. Ma la questione fondamentale, che affronteremo ovviamente anche questa sera nell'ultima puntata di Quarta Repubblica, riguarda Moscopoli, cioè la questione della Russia e del, ormai la sapete tutto, di quel famoso incontro a 6, ma oggi, secondo alcune indiscrezioni, potrebbe essere stata anche a 7, ci potrebbe essere stato un italiano in più rispetto a quello che si prevedeva. Repubblica ci fa 4 pagine, il Corriere ce ne fa altre 4, Belpietro invece cerca di smontarle, ieri era colpa di Renzi che si era infiltrato, oggi della massoneria francese a cui Miranda sarebbe collegato. Insomma, a me sembra di questa storia che ciccia ce n'è poca. Anzi, oggi forse un'intervista interessante è quella di, non mi ricordo chi, ma forse un amico di Salvini, che gli dice che vive in Russia, che ha detto non ci andare al Metropol perché là ti incastrano. E obiettivamente è anche quello che è del tutto evidente da tutta questa storia, cioè che non ci sono soldi, è una specie di, sembravano Totò e Peppino, nessuno parla russo, uno c'ha la moglie russa, allora vuol fare l'affare, allora citano Leni e allora parlano 1,5 miliardi di roba. Oh, non è che la cosa sia, voglio dire, tranquilla, cioè questi faccendieri alla fine fanno appunto faccende e qualche volta gli riesce pure, ma mi sembra un sottobosco di millantatori. Oggi Bonini la prende sul serio e dice scomodo anche il 17 febbraio del 1992, tutto nacque da Marietto Chiesa, che veniva considerato un, come possiamo dire, un, da Craxi fu definito un inutile personaggio, com'è che l'aveva definito, ve lo ricordate voi, un ladruno, ma no, aveva detto qualche cosa di epico che adesso non mi ricordo, mi riverrà in mente. Il punto è che è vero, è molto simile l'idea che Salvini molli questo qui, così come Craxi aveva mollato Chiesa, ma c'è un piccolo particolare, è che Bonini e Repubblica hanno citato il 17 febbraio del 1992 in altri 20 casi, cioè il Mariuolo, ecco, il Mariuolo, Mario Chiesa, come definito da Craxi, è diventato per loro un archetipo che usano tutte le volte che c'è uno sfigato che parla in conto e per conto, o forse in conto di qualcuno più potente di lui, e quindi insomma perde un po' di peso. La cosa più convincente forse è quella di Belpietro, ma non perché siano convincenti il suo complottismo, prima la massoneria francese, poi Renzi, a cui è legato il giornalista di BuzzFeed che ha fatto uscire questa cosa. Non è questo che secondo me è convincente di Belpietro, ma è convincente come anche in questo caso, come in quello di Strache, cioè il vicepresidente austriaco che si dimise e che fece cadere il governo austriaco con i popolari, beh, c'è una specie di trappolone che viene fatto da chi ovviamente non ama i governi dei sovranisti, servizi segreti, russi, americani, deviati italiani, io non ne ho la più pallida idea, giornalisti, il partito di Repubblica. Comunque è del tutto evidente che c'è un grandissimo interesse nel far cadere un governo che non piace a nessuno, sì, un Mariuolo, disse Craxi, e in questo è molto convincente Belpietro. Ma è anche molto convincente oggi sulla stampa Marcello Sorgi, perché in tutta questa vicenda Salvini un grande errore lo commette. È inutile che facciamo finta che non lo commette, perché in realtà, come dice Sorgi, non si riesce a capire per quale motivo debba aver mentito Salvini nei suoi rapporti con Savoini.
Savoini era quello che stava lì all'Hotel Metropole che faceva le trattative, perché è del tutto evidente che questo Savoini era un uomo della Lega, era un uomo di Salvini, era il presidente dell'Associazione Lombardia Russia, sempre vicino a Salvini, che lavorava alla Padania. Non può dire Savoini chi è, così come non poteva dirlo per Rixi, così come non poteva dirlo ovviamente per Sili, e non l'ha detto e ha fatto bene. Quello che è certo è che evidentemente in questo caso, come dice Repubblica e tutti quanti i giornali, cercano di trovare dietro a questa vicenda, che è nuova, soldi, Mosca, finanziamento illecito, forse più ciccia mediatica rispetto a quanto potessero trovarle con le altre. Conte scarica Salvini dicendo: Salvini, sei tu che mi hai fatto invitare Savoini alla cena a Palazzo Chigi con Putin. Ma io dico, ma chi se ne frega? Tre pagine di Repubblica sulla cena a Palazzo Chigi in cui Savoini è stato invitato. Lo diamo per scontato che Savoini era un uomo di Salvini, ed ha sbagliato Salvini a far finta che non fosse un suo uomo. Chiaro? Perché non ci invitano in Europa? Non lo so perché non ci invitano in Europa. Oggi qualcuno ne ha parlato dell'Europa, e cioè un pezzo, mi sembra, polemico sul fatto che l'Italia, lo fa ovviamente Fubini che fa un fondino, ma io di Fubini mi fido purtroppo molto poco, però per quelli che me lo chiedono, in realtà ieri alla parata del 14 luglio di Macron non era presente l'Italia. E Conte, difatti l'abbiamo visto in foto alle Universiadi di Napoli, pensate un po' voi. Perché non era presente? Da Fubini il senso che l'Italia non conti più nulla, ma lo stesso Fubini non può esitare, non può esimersi dal dire nel pezzo che l'Italia non c'era anche perché non partecipiamo a questa specie di esercito che si è inventato Macron, fuori un esercito fuori dai trattati europei. Quando lui fa le cose fuori dai trattati europei va bene, quando le facciamo noi Fubini e gli altri si mettono a urlare e a starnazzare come delle oche. Il pezzo di Pane Bianco è molto bello oggi sul Corriere della Sera perché ricorda una cosa bellissima di Raymond Aron, uno dei pochi intellettuali francesi liberali nel momento in cui essere liberali era davvero complicato, e dice e racconta questo aneddoto Aron, ascoltatelo perché è molto bello. Cioè, a un certo punto, prima della primavera di Praga o durante quel periodo nel 68, gli studenti cecoslovacchi incontrarono quelli tedeschi e spiegarono a quelli tedeschi che volevano libertà, parlare, una casa, il diritto di proprietà, le cose banali che uno studente poteva volere e poteva aspirare vivendo in un paese comunista come era la Cecoslovacchia. E gli studenti tedeschi, invece, che erano impregnati dell'ideologia comunista sessantottina di merda, gli dissero: siete davvero dei piccoli borghesi. E uno di questi studenti cecoslovacchi, ricorda Aron, cosa disse? Uno di questi studenti cecoslovacchi disse: ma effettivamente forse hanno ragione i comunisti, ci deve essere qualcosa di marcio nel capitalismo se dei cazzi come voi studenti tedeschi pensate che sia buono il mondo in cui viviamo noi comunisti. Insomma, era abbastanza un paradosso. Aron è un genio, e questa cosa la riprende Pane Bianco per dire: ci deve essere qualcosa di marcio nell'Occidente se l'Occidente non ama ama Putin, l'Occidente della libertà, l'Occidente della democrazia, l'Occidente del capitalismo, l'Occidente italiano. Allora io però, nell'analisi che fa Pane Bianco e che condivido in buona parte, dice che il motivo per il quale l'Occidente sta diventando quello italiano putiniano è perché è anti-americano. Una componente, quella diciamo ex miss, ex fascista, ex destra sociale, può avere questo amore per il dispotismo e per l'anti-americanismo, ma c'è un piccolo dettaglio che dimentica Pane Bianco, che Putin ha creato il suo ruolo non in virtù del suo antiamericanismo, e non piace perché è antiamericano, ma perché è l'unico all'interno del mondo occidentale che non è un rincoglionito del politicamente corretto. E questo è il motivo per il quale piace Putin. È l'unico che contrastava Obama nelle sue minchiate filo-islamiche. È l'unico che contrasta, quello sì, la deriva di un Occidente che non riesce a riscoprire le sue e rinnovare e difendere le proprie radici. Va bene? Per questo piace Putin, non perché è anti-americano, ma perché noi stiamo diventando anti-occidentali. E in questo paradosso incredibile, non nella semplificazione che fa Pane Bianco, che alcuni sono attratti dal dal putinismo, che è antidemocratico e illiberale, e ovviamente a gente liberale non può piacere. Cosa piace? Quel substrato per cui quanto più liberale il
politicamente corretto di New York rispetto al dispotismo di Putin? Beh, mettiamola forse sullo stesso piano. Poi dopo, ovviamente, New York non è l'America. Fantastico New York che ieri, come nel 77, ce lo ricorda Vittorio Macioce, esattamente nello stesso giorno in blackout. E l'ultima due cose che vi voglio raccontare sono intervista da Castelli sul Mattino, che dice che non facciamo più la flat tax. Lo chiederemo stasera, ovviamente, a Tria. Faremo tre aliquote, ma sai che flat tax è? Io non capisco perché continuano a chiamare flat tax una roba fatta con tre aliquote. Sarà una riduzione delle aliquote IRPEF, ovviamente. E questo dice la Castelli, quella che diceva a Padoan, questo lo dice lei, cioè sul fatto che se aumentano i tassi di interesse e se aumenta lo spread c'è un rischio di costo maggiore per i nostri mutui. Questo lo dice lei. E anche la Castelli dice lei che la flat tax è fatta con tre aliquote. 8 per 1000, io la trovo una cosa straordinaria, quella per il quale questi geni, non del Vaticano, non del Papa, che comunque fa il Papa, ma questi geni dei vescovi italiani, della CEI, sono talmente, voglio dire, impregnati di ideologia, come possiamo dire, cattocomunista, si sarebbe detta un tempo, che qualcuno sta iniziando un po' a decidere di non dargli l'8 per 1000. 2 milioni in meno di italiani danno l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica, e questo non mi compiace, perché se non lo danno alla Chiesa Cattolica e lo danno allo Stato, come fanno? Io dico, siete scemi. Cioè, pur la peggior Chiesa Cattolica, è meglio che dare i soldi allo Stato, meglio la Caritas che le onlus pagate dallo Stato, meglio, voglio dire, anche il peggior, anche le lemosiniere del Papa, secondo me, si merita più soldi rispetto, perché pur sempre un'organizzazione privata, dal mio punto di vista, di quanto sia lo Stato. Comunque perdono l'8 per 1000 e passa dal 37 al 32% la quota degli italiani che dà l'8 per 1000 alla Chiesa, ma siccome l'IRPEF aumenta, anche se diminuiscono gli italiani, la cifra che precca la Chiesa è sempre molto elevata. Non più da tempo, il Comune di Venezia, la cui millenaria Repubblica Veneta è debitata da Napoleone, dovrebbe dare a qualsiasi il mio 8 per 1000 allo Stato e il 2 per 1000 alla Lega. No, Carola, non ti prego, non dare l'8 per 1000 allo Stato, è un disastro. Io vi saluto, vi do appuntamento questa sera e vi dico subito, prima di chiudere, una chicchetta: questa sera abbiamo un documento eccezionale, perché faremo vedere cosa fanno le ONG con i trafficanti di uomini. Ve lo anticipo, non vi posso dire nulla di più. Sarà uno di quei documenti che varrà e nei prossimi giorni sarà, diciamo, sotto analisi da molte persone, almeno se in questo paese ci sono magistrati che hanno intenzione di indagare sulle cose davvero serie che avvengono, anche se il caso di Bibbiano, il caso dei bambini tolti alle loro famiglie in quella specie di cappa di conformismo che è la Reggio Emilia Rossa, in cui la famiglia non conta nulla, insomma, non ci porta a pensare che si possa fidarci troppo, insomma, della censura giudiziaria. Oggi bel pezzo della Chirico sul Foglio, che vi segnalo, ultima segnalazione sull'obbligatorietà dell'azione penale. A questa sera, ciao, l'ultima puntata di Quarta Repubblica, non mancate, tanti vi voglio, ciao.